Parlando di illustrazione, immagino che vi sarete accorti che siamo circondati da un allestimento estremamente espressivo che parte proprio da un'illustrazione, parte da una collaborazione tra Daisy, che come curatrice artistica di Brand Revolution Lab ha voluto instaurare con Elisa, innescando un dialogo tra illustrazione e design. E io vorrei chiedervi, poi insomma decidete un po' voi come gestire questa cosa, come questi due mondi dialogano, dove comincia uno e finisce l'altro, perché poi non è semplicissimo capire, distinguere cosa è illustrazione da cosa è graphic design. Quindi se ci volete un po' raccontare come è nato questo visual, il Key Visual di Brand Revolution Lab, da cosa si è partiti, cosa è illustrazione, cosa poi è diventato design, in che modo si è declinato, andiamo un po' più a fondo di quello che ci circonda. Buongiorno a tutti. Io sono Elisa Seitzinger e ho avuto la fortuna e l'onore di creare il Key Visual di questa edizione di Brand Revolution devo dire questo grazie a Daisy, che conosco da anni ormai, penso, quindi anche la base del rapporto umano che è sempre fondamentale nelle collaborazioni professionali, devo dire, era già solido. E ovviamente lei mi ha interpellato come illustratrice per creare un Key Visual che poi andava a investire un allestimento. Quindi non capita tutti i giorni nella vita di un illustratore di fare questi tipi di progetti, nel senso che l'illustratore è una figura professionale che principalmente per definizione illustra, dà lustro a dei testi scritti, quindi tendenzialmente legato al mondo dell'editoria. Ma in questa fantastica epoca di Golden Age dell'illustrazione, l'illustratore è tornato alla ribalta anche in moltissimi altri ambiti, quindi da quello del packaging a quello per esempio degli allestimenti e degli eventi culturali, dei manifesti, insomma. Non più piccole dimensioni da libro, ma anche spaziare e esplodere un visual, un'illustrazione in modo che dia energia a un luogo e ne racconti il concept. Quindi, niente, quando ho sentito Daisy, mi ha raccontato di Brand Revolution, io non la conoscevo e ho detto fantastico, quello che mancava. Proprio per far dialogare appunto tutta la filiera tra designer, brand e stampatori. E mi ha raccontato poi del tema, che era metamorfosi. Metamorfosi nel senso di la carta stampata è qualcosa che esiste da moltissimo tempo storicamente, ma che si è evoluta, e nonostante sia nato anche un mondo digitale che apparentemente in concorrenza con questo tipo di comunicazione, in realtà non è esattamente così, ma ci sono dei punti in comune. E quindi è necessario che entrambe le cose dialoghino e guardino oltre, no? E quindi un mondo in eterna evoluzione, continua evoluzione. Quindi, detto questo, sì, un tema del genere si può declinare in mille modi, ovviamente. Moltissimi erano gli stimoli. All'inizio c'era l'idea di un drago, poi c'è stata anche un'altra idea, insomma. Poi però abbiamo concluso che la cosa migliore è sempre avere un testimonial. Un testimonial, uno sguardo, un personaggio che accoglie e presenta un evento, e quindi abbiamo scelto il buon Gutenberg, che è appunto inventore della stampa a caratteri mobili, ancora sotto la sua egida e sotto il suo sguardo, ancora dei suoi insegnamenti ne abbiamo ricchezza, e questo mondo continua a guardare avanti. Quindi Gutenberg l'avevamo declinato all'inizio in bianco e nero come un vecchio ritratto, una vecchia incisione,
e poi l'abbiamo trasformato in abiti contemporanei, anche strizzando un po' l'occhio a quello che è Brand Revolution, che oggi è una giornata appunto di incontro professionale, ieri c'era anche il momento di festa, quindi doveva essere un personaggio accogliente pop, quindi gli abbiamo messo i Ray-Ban, gli AirPods, insomma, e l'abbiamo colorato con colori fortissimi, anche perché diciamo che l'involucro bellissimo ma molto neutro di questo ambiente aveva bisogno di quella sferzata di vitalità e di colore. Quindi tutto questo appunto è stato pensato grazie a una concertazione di squadra con una direzione creativa che è quella di Daisy. Io principalmente ho curato quello che è il disegno con tanti dettagli, perché è un'immagine, come vedete, scomponibile, che ha dei micro elementi che poi si possono esplodere e creare anche diversi corner con diversi momenti anche di fruizione di questo visual. Quindi dalle carte impilate al muro detto del pianto, perché sono 106 scatole, poi questo ne parlerà meglio Daisy, la copertina è stata curata anche la tipografia, in parte digitalmente, in parte il carattere tipografico è stato ridisegnato a mano, ed è stato per esempio stampato in lamina sul catalogo, quindi anche un'immagine che fosse come dire flessibile, ok, declinabile in varie forme. Questo per una disegnatrice tipo miniaturista medievale, quale io sono, perché io sono nel mio studio e disegno tutto a china, non c'è niente di vettoriale, è sempre un lavoro minuzioso, perché ovviamente si tratta di disegnare a china, poi acquisire l'immagine a definizione altissima, quindi si lavora anche su file pesanti, però ci tengo esattamente come nell'ottica di Metamorphosis, che crea un ponte tra passato e futuro, anch'io sono un po' di questa scuola di pensiero, disegno a mano e colore in digitale. E questo mi permette sui colori di fare mille versioni, sul tratto a china di avere quella personalità che magari il tratto manuale può dare rispetto a un vettoriale. Però qua si apre una parentesi, ma questo è un po' la mia cifra stilistica. Quindi è bello vedere un'illustrazione che fondamentalmente nasce su dei fogli super A3, esplosa in un ambiente veramente emozionante, spero che sia arrivata anche a voi che siete qui, ecco. Grazie Elisa. Sì, volevo aggiungere che appunto ieri, parlando tra di noi, è emerso questo discorso del lavorare in piccolo e poi vedere le cose diventare gigantesche, e secondo me è molto significativo anche la scelta di Gutenberg, perché alla fine è vero che rappresenta la stampa, oggi è un simbolo, un testimonial, ma di fatto si ritorna al libro, perché poi l'invenzione della stampa a caratteri mobili ha permesso di pubblicare libri, diffondersi della conoscenza. Con Gutenberg sono nati gli incunaboli e poi si sono evoluti in libri, quindi in fondo ritorniamo poi a questo mondo dell'illustrazione. In questo lavoro appunto di collaborazione io vorrei chiedere a Daisy come si è innestato il tuo lavoro, la tua esperienza, e, perché tu comunque lavori anche con brand su packaging, quindi hai un'esperienza in cui il tuo tratto personale si declina anche su prodotti di consumo, non soltanto su materiali di comunicazione, manifesti, eccetera. Quindi raccontaci un po' come hai interpretato per dare alla visual creato da Elisa una dimensione, diciamo, più adatta a questo mondo in cui va tutto molto veloce, in cui si fanno scelte molto istintive di pancia. Raccontaci un po'. Grazie Eli comunque. Allora, difficile dire come, penso sia stato proprio per l'esperienza maturata nel lavorare sui brand, quindi fare branding, creare linguaggi, perciò a partire da quello che era un elemento fortissimo, quindi il key visual disegnato da Elisa,
lì c'è stato da capire come trasformarlo in un linguaggio che potesse appunto ricoprire tutti i touch point, sia digitali, perché la comunicazione dell'evento è stata fatta tutta digitale prima che fisica, come la vedete qua, e poi su tutti i touch point fisici enormi, come può essere il muro, medi, come possono essere le scatole, ma poi fino al badge, al vostro cordino, insomma, tutto quanto. Quindi sostanzialmente è stato un lavoro di linguaggio di marca, io direi, dove la marca in questo caso in realtà era il nostro soggetto, il nostro concept, che aveva un nome, era Metamorphosis, che, come dice Elisa, comunque l'abbiamo, è stato tutto un po' una metamorfosi, perché collaborazione tra appunto grafica e illustrazione, tratto manuale, quindi più analogico, colore in digitale, insomma è tutto molto mescolato. Infatti la scelta di Elisa è stata, oltre che perché, vabbè, io l'adoro, ma a parte questo, era, come dire, perfetta sia dal punto di vista della scelta dei soggetti, del tratto, perché comunque lei lavora molto per simboli e qui a noi serviva un soggetto che fosse simbolico e rappresentasse qualcosa di molto più articolato, e lei infatti ha saputo trovare esattamente quello che ci serviva, ed è il key visual che vedete, quello completo è la carta con Gutenberg sopra e sotto, ne trovate un po' in giro, e poi appunto da lì è stato spezzettato. E che dire, poi sull'aspetto più tecnico, sì, in effetti il muro è stato è stata la parte più complessa, che magari a vedersi così può non sembrare, però suddividere un visual così grande e con dei dettagli così precisi e fini come sono i volti e i particolari, i capelli, il cappello eccetera, su 106 scatole, me lo ricorderò per sempre quante sono, e stampare, coordinarsi poi tra l'altro con Ico, che ha stampato effettivamente le scatole, coordinarsi insieme per far combaciare tutto e vedere che fosse tutto perfetto a distanza, non è stato facile, ma è stato bellissimo, è un'esperienza che vorrei tanto rifare, infatti altri muri verranno sicuro dopo questo, tutti, da tutta la stanza, e basta, direi che questo più o meno. Nemmeno noi ci dimenticheremo le 106 scatole da montare, volevo dirvi. Io lascerei la parola a Roberta Ragona per fare un po' un wrap up di quello che è emerso, un po' dallo sguardo della, non soltanto della professionista del settore, ma anche dell'osservatrice, un po' con piglio antropologico di questo mondo popolato da illustratori, che sembrava un mondo in via d'estinzione, invece mi sembra vivo, molto ben popolato e molto molto attivo. Eccomi, ok. Io torno al tema che abbiamo scelto perché in realtà è la chiave di un po' il ragionamento che abbiamo fatto e che anche Daisy e Elisa hanno fatto con Metamorphosis, cioè che abbiamo rubato la Golden Age dell'illustrazione dalla prima Golden Age, che è stata quella tra metà 800 e inizio 900, in cui l'illustrazione è arrivata in un momento di grande cambiamento sociale e tecnologico. E anche in questo caso è il grande cambiamento sociale e tecnologico della nostra epoca, che ha un po', secondo me, creato un momento per la grande risorgenza dell'illustrazione, che non se n'è mai andata, ma che adesso ha un ruolo che possiamo definire quasi di traduttore, nel senso che gli illustratori si trovano ad essere come dei traduttori tra diversi ambiti, che è quello della grafica, è quello della comunicazione di packaging, è quello dell'editoria, tra l'animazione e la stampa tradizionale. Quindi diciamo che sono una sorta di veicolo, in qualche modo un medium essi stessi, sia nel senso quasi da spiritista che in quello del supporto, che fa parlare ambiti diversi. E questo diciamo che ha un po' a che fare con il mondo di informazione in cui ci troviamo, in cui il linguaggio di comunicazione passa in maniera malleabile e anche quasi sincretistica da un muro alto 6 metri alle gif animate dei social, e in questo senso l'illustrazione parla tanto con gli altri linguaggi, quindi
si presta alla comunicazione statica, quindi si presta alla stampa, si presta a prestare il suo linguaggio all'animazione, si presta all'autovom. Quindi è veramente un momento in cui la professione di illustratori è un mezzo di passaggio che fa parlare ambiti diversi, che può essere quello dell'illustrazione commerciale e quello dell'editoria, in un passaggio che è bilaterale, va in due direzioni. Vediamo dei linguaggi che sono più tipici dell'editoria nella stampa commerciale e viceversa, vediamo tantissima contaminazione nell'editoria di quello che sono scelte della carta stampata, del packaging. E altrettanto tra il packaging e quello che è il linguaggio del 3D, dell'animazione. Quindi diciamo che quello che secondo me è interessante è proprio il ruolo dell'illustrazione come tramite per ambiti che diversamente non si sarebbero parlati e che trovano una contaminazione molto feconda gli uni con gli altri. Grazie mille, io non ho nulla da aggiungere. E vi ringrazio moltissimo.